Omaggio alle vittime dell'Olocausto, in Consiglio regionale, seduta solenne in occasione del Giorno della Memoria. Una targa per Basilio Pompei, l'anziano reduce insultato sui social perché era stato vaccinato. Il riconoscimento del Pegaso ad Ugo Caffaz e Giovanni Gozzini. Buonasera, bentrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato nei giorni scorsi con una seduta solenne il Giorno della Memoria dedicato alle vittime della Shoah, la persecuzione degli ebrei nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Nel corso della seduta è stata consegnata una targa a Giuliano Pompei, figlio di Basilio Pompei, sopravvissuto ai campi di concentramento. Basilio è l'anziano di 103 anni vaccinato nei giorni scorsi che ha ricevuto insulti sui social per una motivazione assurda. Facendosi vaccinare avrebbe sottratto una dose di siero a persone più giovani. Insulti, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che non rispecchiano i veri valori e l'identità della nostra regione. Nel corso della seduta è stato inoltre consegnato il premio regionale Pegaso ad Ugo Caffaz, ideatore del Treno della Memoria, l'iniziativa che porta gli studenti toscani in visita ai campi di concentramento, e allo storico Giovanni Gozzini. Sentiamo le interviste a partire dal presidente della regione Eugenio Giani. Devo dire che la giornata della memoria sta sempre più rappresentando un momento di diffusione, promozione di quello che è una cultura della memoria indispensabile, perché quello che è accaduto negli anni 45 e quelli che precedettero la fine della Seconda Guerra Mondiale non debba più accadere. 47 milioni di morti, 6 milioni e mezzo sterminati, ebrei, omosessuali, sinti, dissenzienti politici. La cultura del totalitarismo portò a una malvagità che mai abbiamo avuto nella civiltà umana. E il vaccinare, il rendere immuni i nostri giovani da quei valori, quei disvalori, è un elemento essenziale nel ruolo, nella promozione dei valori che invece costituiscono l'elemento poggiante della nostra Costituzione, del nostro vivere civile verso i nostri giovani. Cosa si può fare per mantenere questa memoria nelle generazioni che ancora devono conoscerne la storia? Ma io ritengo che azioni educative nelle scuole sono la cosa fondamentale, principale, e ritengo che l'iniziativa che come Regione portiamo avanti del Treno della Memoria sia qualcosa da continuare e perpetuare. Io ho vissuto delle emozioni e condiviso dei momenti davvero stringenti, di grande intensità, con giovani di 18-19 anni attraverso l'esperienza del Treno della Memoria. E come Regione Toscana abbiamo svolto un ruolo decisivo nel portare il memoriale, ovvero le testimonianze che arrivano direttamente da Auschwitz là in piazza Bartali nel quartiere di Gavinana a Firenze. Tutto ciò che può sensibilizzare, far capire, far vedere, far conoscere ai nostri giovani come la cultura dell'odio, della discriminazione razziale, del totalitarismo degenera in quello che è poi la cancellazione della vita umana, come è avvenuto purtroppo nei campi di sterminio e nella cultura nazista e fascista che portò alla Shoah, è importante perché possano crearsi fra di sé i presupposti per un rifiuto di quella cultura e un ripudio di quello che sono le condizioni che hanno portato a questi misfatti. E dopo il presidente Giani sentiamo Ugo Caffaz, al quale è stato chiesto quando potrà ripartire l'iniziativa del Treno della Memoria. Io spero l'anno prossimo, perché quest'anno abbiamo fatto un mix, va bene, fra treno e Mandela, cioè che è stata un'esperienza anche importante, interessante. Però aspettare 2 anni ancora per fare il treno, francamente, mi dispiacerebbe. Ci tengo a dire che non facciamo solo il treno, se no mi viene anche in mente qualche battuta. Però ecco, al centro c'è questa esperienza e quindi io spero. Costa, non è che non costi, però insomma, sono convinto che sarebbe molto opportuno farlo, sempre Covid permettendo ovviamente, però sarebbe una buona notizia, vuol dire che Covid è finito o perlomeno non è più un pericolo.
Giovanni Gozzini ha ricordato al Consiglio regionale la storia delle 1600 famiglie tedesche che salvarono altrettanti ebrei nonostante il regime nazista, a dimostrazione che anche in quella situazione drammatica era possibile fare qualcosa. Sentiamo. È una storia che abbiamo saputo da poco, relativamente poco, perché sono 1600 ebrei nascosti da altrettante famiglie tedesche nel cuore del Terzo Reich, cioè dentro la città di Berlino. Loro si chiamavano U-Boat, scherzosamente, gli U-Boat erano i sommergibili della Marina Militare tedesca, indicava il loro stare nascosti, sommersi, per non essere catturati. Sono la minima parte della comunità ebraica di Berlino, era 160.000 persone, quindi lo 0,1%, però ci dimostra una cosa, è fondamentale trasmettere ai ragazzi, e cioè che anche sotto il regime totalitario più sanguinario e oppressivo, anche nel cuore stesso di quel regime, cioè nella sua città capitale, a poche centinaia di metri dalla cancelleria del Führer di Hitler, era possibile comportarsi in maniera diversa. Si può sempre scegliere di non arrendersi al regime. Lei ha anche raccontato come la caratteristica dei regimi totalitari si fonda su un concetto di base, di partenza. Scegliere tu sì, tu no. È ancora valido questo? Sì, è un paradosso perché sono regimi molto nazionalisti, però al tempo stesso si arrogano il potere e il diritto di dire chi fa parte della nazione. E il loro scopo è quello di dividere su criteri politici, su criteri razziali, su criteri di classe, su criteri religiosi, chi può farne parte e chi no. Questa è la natura vera del regime totalitario e questo è possibile soltanto nella acquiescenza della parte di popolazione favorita. Quindi quali sono gli anticorpi? Cerchiamo noi insegnanti di fare questo mestiere, cioè insegnare ai ragazzi a pensare con la loro testa. La lettera che manda al figlio, il comandante del campo di Auschwitz, la notte prima di essere giustiziato, dice: l'errore più grande che ho fatto nella mia vita è stato di credere ciecamente a tutto quello che mi veniva ordinato dall'alto. Se lo dice lui, possiamo dirlo ai nostri ragazzi. Cioè, per noi educatori è un'arma a doppio taglio, no? Perché gli dobbiamo insegnare anche a non avere fiducia preconcetta nei nostri confronti, ma sempre a pensare con la loro testa e quindi a criticare quello che noi diciamo. Se una scuola riesce a far questo, lo diceva già Don Milani, è una scuola brava. E adesso sentiamo le dichiarazioni di alcuni consiglieri, dei rappresentanti delle forze politiche. È una giornata estremamente importante e vorrei riportare questa giornata al valore storico che ha avuto negli uomini della città di Livorno, cittadini italiani, ebrei, che nella storia, a partire dalle leggi livornine in poi, all'Ottocento, quando a Livorno abitavano circa 6.500 cittadini italiani ebrei, e più avanti si è arrivati alla consapevolezza che il pregiudizio andava superato. Siamo arrivati ad avere uomini come Eliot Hoff, persona che rispecchia proprio con il suo accento livornese, con la sua parlata labronica, uno spirito che la città di Livorno ha sempre tenuto alto e che oggi noi abbiamo il dovere di ricordare. Abbiamo il dovere di ricordare in quella giornata storica in cui il sentimento Papa Giovanni Paolo II, con quell'abbraccio ad Eliot Hoff nel 1986, in questo incontro così importante che noi oggi dobbiamo ricordare, ha portato a far dire proprio a Papa Wojtyla le parole che gli ebrei erano i fratelli prediletti, i fratelli maggiori. E questo per noi oggi è nostro compito, anche come opposizione in Regione Toscana, ma anche come cittadini italiani e come livornesi, come persone che devono mantenere una memoria storica anche del territorio e degli uomini che nel mondo della religione, ma anche in quello dell'arte, in quello della cultura, hanno fatto sì che
gli ebrei fossero veramente cittadini italiani. A Livorno non si è mai usata la parola ghetto, per esempio, una città che ha sempre dato ampio respiro a tutte le comunità e in particolare alla comunità religiosa ebrea, dove si è potuto negli anni, nella storia, costruire davvero un percorso in cui si è superato uno steccato importante. È un superamento ideologico che oggi qui noi abbiamo il compito di ricordare. L'importanza è quella di fare in modo che le pagine di storia, anche quelle più buie, non vengano dimenticate. Con anche le pagine più buie si faccia sempre un confronto. Ci sia, noi siamo forse le ultime generazioni che hanno la fortuna di poter ascoltare chi quelle pagine, le pagine buie del Novecento, le ha vissute in prima persona. Chi verrà dopo di noi non avrà più la testimonianza diretta di chi ha vissuto quelle immani tragedie, e quindi starà a noi dopo fare da testimoni, fare da collante tra quello che oggi ascoltiamo, abbiamo ascoltato in passato, da chi ha vissuto sulla propria pelle quelle tragedie, e chi invece, i più giovani, i bambini, coloro che un domani rappresenteranno il futuro della nostra nazione, dovranno ascoltare da noi che siamo i testimoni. Quindi su di noi pende una responsabilità importantissima, quindi è doveroso ricordare quelle pagine di storia, ben venga il Consiglio solenne, ci mancherebbe altro la Toscana non lo facesse. È importante, nonostante il Covid, non fermarsi mai di dimenticare quello che è stato un crimine contro l'umanità. Il 27 gennaio è una data importante. Io ho avuto modo di dire che abbiamo il dovere della memoria. Ognuno di noi è chiamato a fermarsi, anche soltanto fosse un minuto, fosse soltanto una seduta. In questa giornata dobbiamo avere il dovere di fermarsi, di percorrere quello che è successo per non dimenticare, e l'invito è che questo possa essere fatto in maniera diffusa, perché deve essere una luce all'interno delle coscienze di tutti i cittadini, in particolar modo dei toscani e soprattutto dei giovani, e questo lo stiamo facendo con questo consiglio, cercando di ricordare quello che è avvenuto, non dimenticando quanto è successo e soprattutto portando memoria a tantissime vittime innocenti. Abbiamo il dovere di salvaguardare e di nutrire una memoria, la memoria di un fatto tragico, forse il più tragico che ha colpito l'umanità, la Shoah, il male assoluto. C'è la dimostrazione di come l'uomo è stato in maniera malvagia capace di mettere la sua intelligenza al servizio della distruzione di altri uomini. E credo che siano fatti che debbano essere ricordati, che devono essere conosciuti, che devono essere tramandati nei confronti dei giovani, perché non debbano accadere mai più. Ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto ed è scampato a quegli avvenimenti, i pochi che sono tornati da un campo di concentramento, come la senatrice Liliana Segre, che ha raccontato e racconta nelle sue testimonianze di come le persone entrate lì dentro sono private della dignità prima ancora che della vita, diventano un numero, dimenticano il loro nome. E credo che la Toscana fa bene, è sempre stata molto attiva nel custodire questa memoria, nel farla vivere e nel tramandarla. Quest'anno, causa Covid, non è stato possibile organizzare il treno della memoria, che porta tanti giovani studenti a visitare i campi di concentramento. È un'esperienza indimenticabile. Io l'ho fatta qualche anno fa con tanti giovani e accompagnandoli. È un'esperienza che andrebbe veramente fatta vivere a tanti giovani, perché è sicuramente un'esperienza che rappresenta anche un monito per essere attivi e lavorare perché queste cose in futuro non si ripetano. E dobbiamo tenere alta la guardia, perché rigurgiti di violenza, di odio, di razzismo, di antisemitismo sono ancora presenti. Il tempo inevitabilmente ci sta sottraendo i testimoni di quella memoria terribile che ha macchiato l'Europa e direi il mondo intero per quello che è successo. E quindi noi adesso abbiamo
l'onere e l'onore di portare quella testimonianza, che è innanzitutto memoria, ma non memoria fine a se stessa. Memoria che deve essere poi rielaborata anche nel nostro quotidiano, perché ci insegna a riconoscere quei segnali che ci fanno capire che quel tempo può ritornare, perché nessuna libertà, nessun diritto si può dire acquisito per sempre. Ecco cosa ci insegnano questi giorni, ecco cosa ci insegnano i testimoni. Soprattutto riportarlo nella modernità di oggi, quando i social, i media, la comunicazione è potentissima e sappiamo bene la comunicazione quanto ha significato nel spargere l'ideologia che sì noi chiamiamo nazista, ma che, come ci hanno ricordato oggi il professor Gozzini e Ugo Caffaz, ha macchiato inesorabilmente anche la storia italiana di quei decenni. È tutto per questo appuntamento di Monitor Consiglio dedicato alla seduta solenne in occasione del Giorno della Memoria. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.